sostanzialmente si mostra nel suo insieme. Tu parlavi prima dell'aumento del turismo, noi registriamo, no? Da qualche tempo, l'anno scorso, un segno più per quanto riguarda le presenze nel territorio della provincia di Fermo. L'epicità, questa occasione, ha la capacità di, ecco, di promuovere il territorio nel suo insieme, non soltanto i prodotti tipici dell'enogastronomia, ma l'ambiente, le bellezze storiche, architettoniche, paesaggistiche e la cultura. Perché oggi questa è l'occasione che noi abbiamo, la capacità, complessiva che noi riusciamo a dare anche con tutti gli eventi che vengono proposti dalla provincia, dai comuni, ripeto, la bellezza del nostro territorio, in tipicità tutto questo emerge. Non a caso noi quest'anno siamo presenti, io ho definito, no, in modo abbastanza massiccio all'interno di tipicità, lo siamo con uno spazio ad hoc, lo siamo organizzando i 16 eventi all'interno di tipicità di un solo luogo, no? La provincia attraverso i suoi assessorati, quello della cultura, l'assessorato turismo e agricoltura, che io da tempo ho individuato quando mi dicevano che no, dovevano andare turismo e agricoltura, no, turismo e agricoltura, cultura e nonché l'assessorato della montagna, no? Quindi dove all'interno di questi eventi emerge tutta una progettualità, dove noi vogliamo dibattere e raccontare quello che in parte è stato, verrà presentato il distretto culturale voluto, quello che in parte è stato, ma anche la progettualità futura che va oltre il nostro passato, appunto nella consapevolezza che questo territorio può mettere in campo un'offerta complessiva, insieme a questo territorio, tutta la regione Marche, che forse non è uguale. E questa per noi è una grande potenzialità che in parte abbiamo sfruttato e che potremo sfruttare anche nel futuro. E questo si lega molto bene, tra l'altro, con il manifatto Pieno, no? E soprattutto emerge che noi in questo territorio sappiamo fare le cose bene. Sappiamo fare le cose bene, lo sappiamo fare nel manifatturiero, ma lo sappiamo fare nell'agricoltura, nell'agroscolonia, lo sappiamo fare nella tutela del territorio, lo sappiamo fare nell'organizzare gli eventi culturali e nel promuovere quelle che sono le nostre bellezze. E questo credo che debba essere valorizzato sempre di più. Tipicità ne rappresenta l'occasione migliore. La sua proiezione rispetto a Expo 2015, credo, ecco, che ci proietta il prossimo anno verso, diciamo, una promozione ancora più incisiva.